È un diario perché racconta un periodo della vita, il periodo della pandemia. E la cosa, diciamo, che diversa da un libro normale è che proprio le racconta con qualche parola, ma in particolar modo con tanti disegni. Diario di un lockdown è infatti questo il titolo della mostra di Stefano Chiassai, ospitata dalla Galleria d'Arte Contemporanea di Arezzo. Stefano è un grande stilista e tutti lo sappiamo, ma durante questo difficile momento che tutti noi abbiamo vissuto è riuscito a trasmettere giorno dopo giorno tutta una serie di emozioni, belle, brutte, ansia, paura, ma anche speranza, attraverso delle immagini, dei disegni emotivi che oggi ci permettono di ricordare quest'anno e mezzo così difficile. Un percorso espositivo di circa 80 opere che ci riporta indietro ai duri mesi del lockdown, in cui l'artista ha trasformato sensazioni, idee e stati d'animo in arte, raffigurandoli a suo modo eclettico e banale, pur restando fedele alla realtà. L'intento era proprio quello di fermare certi momenti per creare una memoria, perché la nostra memoria è di 4-5 giorni su quello che ci succede. E io invece con questo diario, con questo libro diario, cioè volevo che le persone ricordassero quello che ci è successo in questo, diciamo, anno e mezzo, che è una cosa veramente incredibile. Ad aggiungersi alla mostra aretina nuove creazioni consistenti in pregiati arazzi dedicati alla dolorosa attualità della guerra in Ucraina. Il disegno, che è una mia passione, mi ha portato a disegnare tutto questo racconto, ma poi è diventato ancora di più, è diventato un tessuto, è diventato un arazzo. Quindi è proprio un mio modus operandi, partire da una cosa per arrivare ad un'altra. L'esposizione sarà visitabile sino all'8 maggio in Piazza San Francesco.